Bocche cucite a Siracusa il giorno dopo la notizia delle perquisizioni dei primi 7 indagati dello scandalo Firmopoli sollevato dall'architetto Giuseppe Patti. La denuncia di presunte sottoscrizioni false nella lista civica Rinnoviamo Siracusa adesso per le elezioni amministrative 2013 ha generato un terremoto in città. No comment da parte del sindaco e del presidente del consiglio comunale secondo indiscrezioni barricati nelle stanze di Palazzo Vermexio. I poliziotti, su delega del procuratore capo Paolo Giordano, hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari a carico di 7 persone sottoposte a indagini, per cui sono stati ipotizzati i reati di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e di uso di atto falso. Gli investigatori hanno ascoltato numerose persone informate sui fatti, tra coloro soprattutto che hanno disconosciuto le loro firme e sequestrato plichi e materiale vario che sarà adesso esaminato dagli esperti del nucleo investigativo telematico della Procura. Abbiamo interpellato il deputato Pippo Zappulla che chiede una presa di coscienza da parte dell'amministrazione. Io sono molto preoccupato, ripeto, al di là delle vicende giudiziarie che avranno, confidiamo con fiducia appunto sulle sviluppi, sulle scelte la magistratura, è la cosa che io considero veramente drammatica, è questa rottura che prima chiamavamo solo sentimentale, ma ora sta diventando politica, etica, morale con la città e con la comunità. Io mi auguro che una seria riflessione, per quanto mi riguarda la sto facendo da tempo, ma credo che debba riguardare l'intera classe dirigente di questa città, i singoli partiti, il mio partito in primo luogo, ma se mi è consentito il sindaco e l'amministrazione comunale credo che abbiano il dovere di fermarsi un attimo e di riflettere su qual è lo stato dei rapporti con la città e trarne magari qualche conclusione.